Roma no, romano no, perché oggi 9-9 sono esattamente a 90 giorni e sono gli ultimi in cui il personaggio di Romano avrà l'apparente libertà di gestirsi come crede. Apparente, sì, perché nessuno ha la libertà qui di scegliere che cosa può fare, che cosa può realizzare, perché il fare non esiste. E la ragione è semplice: noi stiamo vedendo forme alla cui base esistono numeri. Ebbene, i numeri hanno una sola caratteristica: sono definiti, quindi non cambiano. Un 1 resterà sempre 1, un 2 resterà sempre 2. Può succedere che uno veda un 1 divenire un 2, se prima vede 1 e poi vede il 2. Se sono presentati in sequenza, c'è il cosiddetto effetto cinematico, che mette in atto un'apparente trasformazione della presenza. Ma è la stessa mancanza di trasformazione vera che esiste in un film. Infatti, in un film tutti i fotogrammi esistono tutti e non c'è il movimento per cui il primo fotogramma diventa il secondo, per cui accade una trasformazione all'interno del video. Sembra, ma accade solo perché c'è una sequenza di osservazione. Prima è osservato il primo fotogramma e poi è osservato il secondo. È così nella nostra realtà, certo, perché la fisica modea è arrivata a capire in quale modo, grazie a un virtuale 10, sia possibile ottenere un universo infinito nello spazio, nel tempo, nella massa, in un infinito ciclo decimale. Basta prendere i due valori 0, 1 e 10, che sono le due letture, uguali e contrarie, come quella fatta in Roma e quella inversa fatta in Amor. E visto che la verità che noi vediamo è 0, 1, perché è l'unità, bisogna trascendere questo 0, 1 con la visione uguale e contraria data dal 10, ossia dall'amore. Quando si facesse ciò, la visione trascendente di 0,1, che è quella 10, divisa per la differenza tra la trascendenza e l'immanenza, ossia divisa per 10 meno 9, il che rivela in 9 tutta l'apparente trasformazione dell'unità quando giunge ad essere divinizzata in 10, deve divinizzarsi in un 9, che è un movimento apparente realizzato in un aspetto divino, cinematico, come un trasformismo. E allora, quando da 10 la lettura ideale dello 0,1, ossia quella trascendente, noi otteniamo per divisione il 10 diviso 9, abbiamo che un fronte quadrato 3x3 si carica
di tutto quel 10, e ognuno dei 9 quadratini che ci sono nel quadrato generale dato da 3 per 3 uguale 9, ognuno di quei 9 si carica di un 1, al momento uno solo, perché? Perché il 10 dato a 9 lascia uno di resto, e noi siamo costretti a fermarci qui. Non possiamo andare avanti a fare il calcolo, dobbiamo aspettare che passi il tempo. Nel passaggio del tempo, quello che è 1 diventa 10, e dobbiamo aspettare che passi questo tempo perché 1 diventi 10, che 0 e 1 si inverta in 10. Dobbiamo aspettare che alla fase reale subentri dopo quella immaginaria, per cui quel 1 di resto, che è 0 e 1, espresso in termine di ciclo rispetto al 10, deve diventare il suo inverso. Insomma, a Roma bisogna dare il modo e il tempo a Roma di mutarsi in amor. Non è istantaneo, richiede del tempo, e di conseguenza solo quando finalmente uno si è trasformato in 10 abbiamo che possiamo seguitare a dividerlo per 9, e a questo punto il risultato di prima, 1, diventa 1,1 con il resto 0,1, e la questione si ripresenta eterna, perché avremo sempre il resto 1 che aspetta di girarsi in 10, e solo quando si è girato in 10 noi potremo realmente andare avanti nella nostra divisione. Insomma, siamo in presenza di una condizione, di una alternanza furibonda tra Roma e Amor, tra 0,1 e 10, e solo quando 0,1 diventa realmente 10 noi possiamo andare avanti a proseguire questo calcolo. Questo è il calcolo che esiste, ma a mano che accade che uno dei 9 si era caricato di 1, quando si carica di 11 si vede ingrandire il suo spettare, perché non è più il quadro dato da 3x3, è dato da 33x33, e quindi noi non abbiamo più 9 valori che erano nell'area, ne abbiamo 33x33, e a 33x33, a ciascuno di questi toccherà un 1,1, e così via. Ecco, quando una persona, un personaggio, è messo divinamente in condizione di raccontarvi come è costruito l'universo infinito, e come accada che a mano che nel tempo del calcolo, a ogni calcolo potuto fare, perché Roma si è invertita in amor, ossia 0,1 di resto si è trasformato in 10, a ogni fase del calcolo, che implica un tempo di attesa per il calcolo, che passi da calcolo in calcolato, compare un nuovo piano, e quindi abbiamo piani che perdurano qualche tempo e che sono visti in sequenza uno dopo l'altro, e quello che appare come divenire è la trasformazione che appare tra un piano e quello successivo. Ecco, quando un personaggio come me è messo in condizione di descrivergli come sia il tutto, è perché non è che sia capace, non è che sia un genio, perché
non esistono i geni, i personaggi sono inattivi, non possono fare nulla. Se prendete il personaggio di una qualunque opera, uno scritto, se l'autore non fa avanzare la sua storia, il personaggio, anche se è descritto avere delle volontà, non fa niente. Noi siamo come il personaggio di un fumetto, Paperino, che per potersi muovere ha bisogno che il suo creatore, Walt Disney, gli disegni un altro fotogramma che, venendo dopo e essendo un po' diverso, dia l'idea di un Paperino che si è un po' trasformato. Ma questa trasformazione è solo apparente, non esiste, perché i due fotogrammi seguiteranno a esistere e in una scena intera ci saranno tutti i fotogrammi, come esattamente in una pellicola ci sono tutti quanti uno dietro l'altro. Quindi il divenire non c'è, e non essendoci e non essendo noi capaci di poterlo attuare, certo che esso sembra, ma un attento osservatore riconosce che esiste un Dio che trascende i personaggi che lo crea, come un Paperino che riconosce che rispetto al suo contesto di cartone animato c'è un supremo animatore che non è nella sua storia, ma si cala con la sua vita nella sua storia e gli dà vita. Ogni personaggio del cartone animato è l'autore che anima il personaggio, e se noi chiamiamo Dio l'autore, ogni personaggio è animato da Dio, perché è animato dall'autore. Non esiste l'inerzia, non c'è Paperino che è stato disegnato e che, grazie al fatto che è stato disegnato in un quadro, si mette a muovere perché ha ricevuto come un grande calcione e gli è stato detto: toh, muoviti, cammina. Questo non esiste. Certo che appare che Paperino è responsabilizzato, che cammina, che fa, che agisce, ma lo fa sempre in nome e per conto dell'autore che lo ha creato, avendo le sue intenzioni di dare vita a una cosa o a un'altra. Noi siamo in questa condizione qui, e io sono in questa condizione qui, tanto che io, se sono obiettivo, non mi do alcuna importanza creativa, fattiva, e attribuisco, come un giusto Paperino, al mio creatore il fatto che io possa avanzare in questa mia storia, perché ci sarà sempre e solo il mio creatore che mi disegnerà il prossimo riquadro in cui io andare a finire, in modo tale che sembra che io mi sia trasformato. Poiché le trasformazioni dei numeri non esistono, ecco che il divenire è pura apparenza. Ma una scienza di oggi che creda che invece il divenire sia un dato di fatto è una scienza retrograda, che crede alle fantasie che sono indotte dalla mente umana. Io lo sto dicendo assumendo una rotta di collisione decisa tra la fisica modea e la fisica normale, perché esiste questa rotta di collisione. La fisica modea va alla radice degli ordini trascendenti che esistono, ossia degli ordini divini che esistono, perché il divino è ciò che trascende la realtà, mentre la fisica normale non va alla ricerca di questi ordini divini e trascendenti, perché crede che tutto si muova per grazia sua. Crede, insomma, che Paperino
sia dotato di dinamica sua e crede nella realtà del personaggio che esista e crede nella realtà dell'universo che esiste per conto suo, senza che vi sia un creatore a creare gli altri fotogrammi per cui appaia poi la cinematica di questa opera creativa. No, credono che quello che è in atto sia in atto per cause sue, naturali, e hanno una fede assurda. Si pongono come scienziati della scienza, ma sono davvero i più creduloni che possano esistere, perché ogni ricerca seria e approfondita porta al movimento come al puro apparire cinematico di un'opera che appare muoversi solo perché è in atto una analisi che sostituisce, diciamo così, a uno spazio-tempo un altro spazio-tempo. Il passato non si è trasformato nel futuro, perché il passato era spazio-tempo passato e il presente è spazio-tempo presente. Quindi non è e non esiste la possibilità della evoluzione tra il passato, il presente e il futuro. Noi lo vediamo in atto perché siamo costretti a vedere un progetto di mondo, e l'autore è trascendente e l'autore non è in questa realtà, è fuori. E poiché questa realtà è costruita per numeri, esiste il numero assoluto che è in grado di annullare tutti i numeri, è lo zero. Quando lo zero si moltiplica per ogni numero, li trasforma in se stesso. Ecco, il fondo dell'autorità e del potere in questo nostro mondo è il numero zero, ossia quel numero che agisce come numero, ma non esiste come numero. Ecco perché e come Dio si fa rappresentare dal numero, perché il suo numero è un non numero, ma è in grado di sdoppiarsi in due numeri uguali e contrari, più uno e meno uno. Lo zero rimane lì al centro di un sistema di assi cartesiani, i quali, avanzando a destra e a sinistra, crescono in positivo e simultaneamente in negativo. Poi sembrerà che non è così, perché quello che va a destra sembrerà uguale a quello che va a sinistra, e allora assumendo tutto il moto verso l'esterno, che è dato allora da sei componenti, tutte centrifughe, noi abbiamo la parvenza della espansione della luce. Quando tutto ciò si compone nel verso uguale contrario di un movimento centripeto, abbiamo in atto l'ammassamento dei corpi. L'ammassamento segue la forza magnetica, l'espansione segue la forza elettrica, ma noi non siamo solo in una di queste due, noi siamo in una forza elettromagnetica, una che cresce e l'altra che cala, e nella somma totale restano sempre zero. È sempre zero il Dio di questo mondo. Il valore massimo di questo mondo è il nulla. Il mondo che vedete quindi è un falso mondo, perché lo vedete come il potere espresso da Roma, sì, proprio questa Roma qui, il potere, ma è annullato. È un Roma no. Perché è annullato? Perché c'è uno zero che, moltiplicandosi con il potere, lo annulla. Perché moltiplicando Roma con amore si ha quello che
è una composizione, ma se la facciamo come somma, questa considerazione, essendo uguali, ma uguali e contrari, sono zero. Quindi, presupporre le due letture di Roma e Amor presuppone niente, presuppone uno zero, e il potere di questo mondo, che sembra una cosa grandiosa, è Satana, perché Dio è zero in questo mondo, è la pura e assoluta trascendenza, ossia è il niente in questo mondo in cui sembra che il potere sia dato da chi ha numeri grandiosi, e più grandiosi sono questi numeri, più è il potere. E un papa grandioso che valuta il suo potere di papa è Satana, perché deve farsi zero, deve sovvertire il suo senso del potere e esprimerlo a livello del servizio. Da primo deve porsi come servo dell'ultimo, solo in questo caso è fedele al Dio zero, ma egli crede che non sia zero il potere di Dio in questo mondo, il potere di Dio in questo mondo sia il potere, e nel preciso momento nel quale considera il potere che ha avuto nel suo papato, sta andando contro alla visione del più piccolo che esista, e il più piccolo di tutti è proprio quello che non esiste nemmeno, è lo zero. E questo papa si è trovato di fronte proprio a un romano che ha valutato zero. Perché? Perché quando questo romano si è offerto come pecora da amare da parte sua, e egli non lo ha voluto amare perché lo ha considerato zero, è perché ha considerato grande la sua grandezza, è zero la dimensione di questo romano, e nel preciso momento nel quale ha dato zero valore a romano, lo ha proprio eletto al Dio di questo mondo, perché il Dio di questo mondo è proprio chi in questo mondo è stimato zero. Infatti, io che sono nato in gennaio 25-38, in Genesi 38 della Bibbia sarò identificabile in un soggetto che sarà chiamato Zerach, che si presenta come una mano, la quale mano viene circoscritta con un fiocco scarlatto e poi rientra nel grembo materno. Quindi accade in Genesi 38 una cosa straordinaria: nasce ed è dichiarato il primo solo una mano, è assegnata questa mano come figlio di una coppia di genitori morti, sposi uno dopo l'altro di una certa Tamar. Ebbene, il primo si chiamava Er, il secondo si chiamava Onan. Er e Onan sono congiunti tra di loro da una bella Ro. Quindi, per conto di Ro, ecco, esce la mano. Ed è il Roma No che vedete. Il Ro, nella prima R, c'è il primo marito, Er. Nella O c'è il secondo marito, c'è Onan, e poi nasce la mano. E questa mano che cosa è? È Mano. No, è solo quella negazione assoluta della grandezza che appare qui, quella che afferma la grandezza dello zero. E il nome che sarà dato al gemello che poi nascerà per secondo e avrà il fiocco scarlatto attorno
a quel Manò, questo rosso attorno a questa Manò, questo Rò attorno a questo Manò, sono il segno proprio di uno zero, che è il valore di quella mano. Infatti Er, il marito, il primo marito, è morto. O, Onan, il secondo marito, è morto. Er e O, che sono i mariti di Tamar, sono due morti. Come fanno ad avere dei bambini? Due gemelli, due genitori che sono morti. Come fanno? E c'è Tamar che, visto che erano morti i mariti, si apposta e, non facendosi riconoscere, si fa fecondare dal padre vero di Er e O. Quindi il Rò, che è al fondamento di Romano, di questa Romano, di questa mano che è attribuita a Er e a Onan, il fondamento qual è? È il padre che prende il posto suo e è fonte di vita. E questo è proprio quello che è accaduto in questo personaggio quando si è presentato a Pietro chiedendo di essere accolto. Era uno zero, ma Zerak, CH come finale, chi, il 10 romano, Zera chi, e l'altro gemello si era chiamato Perez. Perez e Zerak sono la P che finisce con CH, sono Cristo, P, chi. E chi si è presentato così, proprio in Genesi 38, era proprio come nel disegno che avrebbe riguardato Maria, la quale Maria, se la consideriamo come scritta, ma non in italiano, come il suo nome è scritto in ebraico, nella lingua di Dio, e lo leggiamo noi, indica chiaramente qual è la sua funzione. Tu, è l'angelo che parla a Maria, perché Maria si sentì annunciare dall'angelo la notizia. Tu hai Ram, tu hai Ram. Vedete, Ram sono in Roma. Er e Am sono le due letture uguali e contrarie in Maria. Tu hai Ram, e Maria avrebbe avuto Ram, lo avrebbe avuto il 4 di giugno del 1940, nel giorno in cui ci fu la parusia di Gesù in questo Ram. Hai Ram, e il Ram sarebbe stato avuto in un romano. Infatti io, che sono un personaggio della storia di Dio, e quindi non state a considerarmi come presuntuoso o non presuntuoso, io sono quello che Dio mi disegna. Nulla dipende da me, nulla dipende da noi, noi siamo dentro una storia. Toglietemi di testa questa grande trave della responsabilità umana dei gesti, per cui vedete dentro di me delle intenzioni, toglietelo di mezzo, io sono solo un messaggero di una verità che passa attraverso il personaggio e arriva a voi. Voi fatene quel che credete, quel che pensate, io ho il compito di dire questa verità. Anche se vi disgusta, e io ora devo disgustare perché sono arrivato al periodo della mia vita cruciale, 9 e ancora 90 giorni, poi sarò sequestrato
e dopo 14 giorni di sequestro sarò fatto fuori. E così si attueranno le 14 stazioni della Via Crucis, che io ho già visto in mio padre quando il 22 maggio del 1983 si paralizzò, e 14 giorni dopo la sua Via Crucis di 14 giorni di paralisi, il 5 giugno morì. Il 4 giugno sarei dovuto morire anch'io, ma quel giorno, moribondo, mia madre Baracca, mio padre si chiamava Amodeo, ma mia madre Baracca, questo personaggio è per metà Amodeo, per metà è Baracca. Ma baraccare che significa? Scambiare uno per un altro. E non ci fu nell'estrema condizione di vita del personaggio Gesù un baratto che aveva l'impressione di tentare la sua salvezza? Sì, il procuratore romano lo volle. C'è un prigioniero famoso, Barabba, e c'è Gesù. Chi volete salvare dei due, Barabba o Gesù? Ebbene, io per metà sono Baracca, ma il Baracca in me c'entra solo per il baratto di mia madre, che ha operato mia madre, perché io, per conto mio, non sono un Baracca, io sono un Bar Abba, così chiamava Gesù suo padre, Bar Abba. E perché suo padre? Perché, secondo proprio la vicenda che vi sto raccontando io in Genesi 38, il gennaio 38 della mia vita, la Tamar cosa fece? Un baratto tra i due mariti morti e il padre vivo e vero dei due mariti morti. Sostituì in un modo divino il compagno che non c'era più con il genitore di questi due. Due, sì, perché il padre, che vale in Ro, è il padre. Ro come compagno di Tamar, la coppia Er e Onan come compagno di Tamar, è una coppia di mariti, sono due, ma tutti e due sono sostituiti dal padre vero. Quindi è come in me, che non conto niente, che sono zero, che però sono sostituito dal padre vero. Questo è accaduto a Gesù quando Maria si sentì dire dall'angelo che girate Maria al contrario, hai Ram. Quando avrebbe avuto Ram Romano Amodeo? Quando? Il 4 giugno del 1940, la parusia di Gesù, e Gesù tornando in vita avrebbe salvato questa volta il padre Barabba. Come la prima volta fu costretto a morire per salvare Barabba, come divina giustizia questa volta lo salva ritornando in vita. E accade in quel 4 giugno del 40, laddove il 4-6 del capitolo 40 della Bibbia racconta tra i versetti 4 e il versetto 6 di due sogni raccontati da Giuseppe da parte dei due che erano servi del faraone, il coppiere e il panettiere. Ebbene, il 4-6, come i versetti da 4 a 6, una bambina viene da mia madre e le dice: stanotte ho fatto un sogno. Ecco il terzo sogno che si aggiunge ai due raccontati in Genesi capitolo 40, come l'anno 40,
tra i versetti 4 e il versetto 6. Due servi del faraone che dicono a Giuseppe: abbiamo fatto un sogno, e sarà un sogno che si rivelerà di vita e di morte. Uno dei due nel sogno sarebbe morto, un altro sarebbe stato salvato. Ebbene, in questo sogno raccontato dalla bambina a mia madre, c'era un bambino che stava morendo, di nome Romano, per il quale mamma Baratta chiedeva sempre alla Madonna: salva Romano, innocente come Gesù, ha soltanto 2 anni e poco più, salva Romano, innocente come Gesù. E la mamma santa, che doveva avere Ram, lo salva, perché è la parusia di Gesù, perché deve rimettere al mondo Gesù come giustizia nei confronti di quel Barabba che aveva causato la morte di Gesù. E ora causa il ritorno in vita di Gesù. La morte e la vita tra un bambino morente e un bambino che non muore. Il bambino morente rappresentava Padre e Spirito Santo, nati per conto loro. Il bambino che rivive è un innesto santo fatto sul tronco di Padre e Spirito Santo, e Gesù, ritornando in vita, salva nuovamente Barabba. Ecco, tutto ciò mi porta a una rotta di collisione, ma è giusto che io parli chiaro, perché bisogna che si sappia fino a che punto io conosco il disegno, e ve lo devo dire, perché altrimenti come fate voi a riscontrare se io lo conosco o non lo conosco? Io so che sono stato messo come pietra di inciampo per la Chiesa di Roma. Per quale motivo? Perché bisogna che inizi quello che si è posta all'inizio, come la salvezza di Roma. In quel tempo il mondo era Roma, e l'impero romano era la salvezza. Ebbene, la salvezza dell'impero romano è stato Cristo, quello veramente di quel Roma no, che è l'amore, è stato Cristo. Ma col passare del tempo il disegno di Dio ha trasformato i papi in monarchi, prima in un modo evidente, evidentissimo, erano addirittura monarchi di un regno, poi hanno perso questo regno di tipo così legato alla vita, ma lo hanno ancora conservato. Perché hanno conservato un regno delle anime sempre nel modello di una grandezza del papato, e invece il papato deve assumere la povertà del servizio. E già Dio ha piegato le cose in questo modo, quando l'ultimo papa finalmente ha raccolto il nome di San Francesco e si è abbassato a livello del poverello di Assisi. Ma non basta, questo poverello di Assisi ha avuto ancora troppo orgoglio. C'è troppo orgoglio a sentirsi papa, troppo, perché quando un papa così orgoglioso si sente trattare alla pari da uno che è considerato zero, nonostante che sia proprio lo Zerach di Genesi 38, appare zero ed è zero. Quindi puoi tranquillamente accettare anche la morte di questo zero, perché muore zero, muore uno Zeroch. E chi muore se muore uno zero? Se muore uno zero, muore proprio tutto Dio. E il papa che accetta che muoia questo zero è un papa
che accetta che muoia Dio. Ecco l'estremo giudizio fatto alla fine del tempo dal Dio venuto in mentite spoglie a esprimere giudizio finale sulla sua stessa Chiesa. Cara Chiesa di Roma, basta, perché è arrivato il momento che tutte le fedi si devono raccogliere in un unico e vero impero romano, proprio impostato su quel Roma no, di un deciso rigetto del potere di Roma, in virtù di un potere, di un amore che sia concreto, che sia diffuso tra tutti gli uomini, tra i quali non per fede, non per interesse personale, nemmeno nel paradiso, ma perché è giusto così, chi ha dia, chi possiede si spogli di quello che possiede e permetta agli altri di avere quello che devono avere essi pure. Ma è tutto per amore, non per la forza di Roma, non per la forza di una fede imposta dal papato di Roma, non per la forza di una fede imposta dal Corano, non per la fede imposta, ma per un'adesione finalmente che venga dalla base, in cui ogni vero, ogni ultimo e vero individuo di questo mondo sia finalmente il promotore, perché è lui a immagine e somiglianza di Dio. Il Dio in questo mondo è proprio quello che sembra non avere alcun valore, proprio quello che sembra essere lo zero, che è un valore che ha costruito il mondo con i numeri, e nel momento nel quale è un ente assoluto che non soggiace a nessun potere, anche quello di un numero, essendocene uno solo che rinnega ogni numero, il Dio assoluto che si avvale dei numeri rigetta tutto e sceglie per sé lo zero. È Dio che rinuncia al suo essere assoluto e si abbassa verso chi è un personaggio, è uno zero che non conta nulla, ma lo vivifica con se stesso. E quando uno zero vivifica uno zero, allora vediamo veramente arrivare in paradiso, perché è finalmente il riconoscimento che bisogna sovvertire tutti i valori di questo mondo. I più importanti sono quelli che hanno meno. Su di essi bisogna impostare tutto il futuro, perché non sono i potenti quelli che veramente valgono. Il potente Cesare, potente per il suo grande esercito, quando non ha più l'esercito, trova le sue idi di marzo. Alla base di chi può c'è un esercito intero di tanti piccoli che in apparenza non possono nulla, ma sono essi che sostengono la forza di chi sembra forte. Non un re vale per conto suo, ma per quanti lo servono. E allora il massimo re è il re del servizio, il re che abiura al suo potere regale, si abbassa all'ultimo posto e serve l'ultimo. Questo deve essere e sarà finalmente quel mondo nuovo, quella speranza attesa alla fine del tempo di un profondo rinnovamento di tutto, e in tutto questo rinnovamento tutti gli schemi precedenti debbono essere sostituiti. Non si può costruire un abito nuovo mettendoci una pezza,
non è possibile partire dal cattolicesimo, dal cristianesimo e metterci una pezza. Non è possibile partire dal Corano, dall'Islam e metterci una pezza. O da qualunque altra idea di Dio, l'induismo, il buddismo, e metterci una pezza. Si strapperebbero tutti questi abiti. Come disse Gesù, per il vino nuovo occorrono botti nuove, ma per poter queste botti nuove avere dentro il vino bisogna che siano vuote di sé, bisogna che assumano tutta la loro povertà ideale, in modo tale che finalmente possano accogliere il contenuto divino e essere finalmente piene di vino per il loro contenuto divino. Sembra uno scherzo di parole, ma la lingua italiana dice il vero, e una botte con il suo contenuto divino ha un contenuto divino.